alle 12 in punto, ben trovati, l'augurio di un buon sabato mattina da tutti noi del TG 2000. Vediamo subito insieme i fatti principali di oggi. Aereo egiziano precipitato in mare, si rafforza l'ipotesi terrorismo, l'ultima rivelazione parla di fumo in cabina, trovati i primi resti umani nel Mar Mediterraneo e caccia alle scatole nere. Al via campagna referendaria, Renzi rilancia, se vince il no me ne vado, alle 14 in piazza Navona l'ultimo addio a Marco Pannella. L'Austria alla prova del ballottaggio per scegliere il presidente della Repubblica, la battaglia tra il leader della destra e l'ex capo dei Verdi. Fisco, sono in arrivo 220.000 avvisi sulle dichiarazioni dei redditi del 2012. Cominciamo il giornale con la sciagura sul volo dell'Egyptair. Un allarme per la presenza di fumo in cabina prima dello schianto rafforza l'ipotesi dell'attentato. Il fondale del Mar Mediterraneo nasconde ancora le scatole nere ma restituisce i primi corpi. Barbara Masulli. La novità sul disastro aereo nel Mare Egeo riguarda la segnalazione di un computer di bordo, e cioè la presenza in cabina di fumo, una manciata di minuti prima che i piloti perdessero il controllo e che il velivolo sparisse dai radar. Il primo messaggio rilevava fumo nel bagno anteriore alle 2.26, nel secondo messaggio, un minuto dopo, si parlava di fumo nei sistemi elettronici. Una novità che però non rappresenta una vera svolta nelle indagini. Il fumo infatti potrebbe essere conseguenza sia di un'avaria che di un'esplosione. Ciò significa che tutte le ipotesi restano ancora valide, a partire da quella terroristica, quindi un ordigno temporizzato o un kamikaze. Ipotesi quest'ultima che rivelerebbe una clamorosa falla nel sistema di sicurezza francese. All'attenzione degli inquirenti inoltre sono i 180 secondi di silenzio prima della picchiata. I piloti non hanno risposto né alla chiamata del centro di controllo greco delle 2.27 né a quella delle 2.28 e neppure alla chiamata delle 2.30 effettuata sulle frequenze radio di emergenza. Che cosa è successo in quei tre minuti? Cosa ha impedito ai piloti di rispondere? Il nodo è tutto qui. Ma fino all'esame delle scatole nere del registratore dei dati di volo, ancora dispersi, si può indagare solo sulle tracce radar e sui relitti che per fortuna il mare comincia a far emergere. A circa 290 km a nord di Alessandria sono stati ritrovati infatti rottami di aereo, valigie, sedili, oggetti personali dei passeggeri e parti di corpo delle vittime. Il lavoro degli inquirenti si sta concentrando anche sulla lista dei passeggeri, ma nessun nome compare nell'elenco internazionale dei terroristi, e sul passato di ogni membro dell'equipaggio. Dai controlli non sono risparmiati neanche gli addetti ai bagagli dell'aeroporto e il personale che si occupa della manutenzione e del rifornimento di carburante degli aerei. Ci sarebbe infine un'altra ombra da aleggiare sulla strage. Secondo alcuni piloti, le due brusche manovre del jet si spiegherebbero con il tentativo di evitare qualcosa. E da tre giorni in quell'area, dicono fonti dell'aviazione citate dalla stampa, sarebbero in corso esercitazioni militari congiunte greco-egiziane. Mancano 5 mesi al voto, ma oggi si apre ufficialmente la campagna per il referendum costituzionale di ottobre, con i banchetti per la raccolta delle firme dei comitati per il sì in tutta Italia. E Matteo Renzi comincia da Bergamo, dove il centrodestra si mobilita per il no. Augusto Cantelmi. Una partita in cui si scommette tutto. Matteo Renzi torna a ribadire che il referendum di ottobre sulle riforme costituzionali rappresenti il punto di non ritorno del suo mandato. Se dovessero prevalere i no, conferma in un'intervista al TG1, lascerà la politica. Io non sono come tutti gli altri, come quelli che si aggrappano alla poltrona. Questo referendum è importantissimo. Si può decidere se continuare con 945 parlamentari o ridurli di un terzo. Si può decidere se continuare a spendere un sacco di soldi per la politica o mettere un tetto agli stipendi dei consiglieri regionali, eliminare i rimborsi per le regioni. Nessuna personalizzazione, ripete dunque, ma in tanti aspettano il premier al varco, al di là del merito della riforma, anche all'interno del PD, con la minoranza che considera il referendum il vero congresso del partito. All'attacco anche le opposizioni. Per il leader di Forza Italia Berlusconi, se dovesse passare la riforma si andrebbe incontro ad una dittatura. Ma la battaglia per il referendum si incrocia pericolosamente anche con il voto per le amministrative
attive. Gli ultimi sondaggi, non ce ne saranno altri fino alle elezioni del 5 giugno, nella capitale danno una corsa a tre con Raggi in testa, Giachetti e Meloni. A Milano in leggero vantaggio il candidato PD sala su quello del centrodestra Parisi, mentre a Torino il sindaco uscente Fassino deve guardarsi alle spalle dalla candidata grillina Chiara Appendino. A Napoli invece De Magistris è in netto vantaggio su tutti. E siamo all'addio a Marco Pannella. Sarà oggi pomeriggio alle 14 l'ultimo saluto. Il feretro sarà trasferito in Piazza Navona, luogo di tante battaglie per il leader radicale, dove si svolgerà il funerale laico. Dopo l'omaggio del mondo politico istituzionale a Montecitorio, ieri sera le spoglie sono state portate nella sede romana del Partito Radicale, la sua casa politica, dove è stata una notte di veglia con un flusso continuo di amici, vecchi militanti, gente comune. In migliaia hanno sfilato accanto alla salma del leader storico. Domani la sepoltura a Teramo, la città natale di Marco Pannella. Andiamo in Austria, dove si vota per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Alla prova del ballottaggio sono chiamati il leader della destra popolare e l'ex capo dei Verdi. Sentiamo Cesare Cavoni. Domani l'Austria potrebbe diventare il primo paese dell'Unione Europea ad eleggere un presidente di estrema destra, una speranza per alcuni, un incubo per altri. Una voce della ragione, recitano manifesti pro Hofer, leader della destra più radicale. No al fascismo ad Hofburg, cioè al palazzo presidenziale, risponde un altro striscione. La crisi dei rifugiati dello scorso anno qui ha reso molte persone diffidenti, instillando paura e insicurezza, che poi si trasformano in rabbia, cavalcata da certa politica e certa ideologia. La preoccupazione dunque sale, come afferma quest'uomo, spaventato perché, dice Hofer, vuole sostituire l'intero governo, non ha idea di cosa sia il lavoro di un presidente federale, non abbiamo bisogno di una persona così come presidente. Gli fa ecco poi questa signora di origine libanese che dice un paese come l'Austria merita di mantenere un formato cosmopolita attraverso un presidente cosmopolita. In apparenza la ricetta di Hofer è molto semplice, basta spendere soldi pubblici per gli immigrati, bisogna difendere la patria. Punta quindi sul richiamo all'identità austriaca come patrimonio da salvare. E in questo il voto per il primo turno delle presidenziali del 24 aprile scorso aveva mostrato come il governo di coalizione guidato dal socialdemocratico Werner Faymann si stesse sbriciolando. E infatti Hofer aveva ottenuto il 36,4% dei voti ed ora ha 16 punti di vantaggio sul candidato dei Verdi, il suo rivale più vicino, Alexander Van der Bellen. Ma il ballottaggio di domenica servirà anche per capire cosa potrebbe succedere alle elezioni politiche che si terranno nel 2018. E il voto servirà anche per capire se il valico del Brennero, dove transitano 140 miliardi di euro di interscambio all'anno, si trasformerà in muro oppure no. Rimaniamo all'estero. Si complica la situazione in Venezuela dopo che il presidente Nicolás Maduro si è concesso poteri speciali. L'ex candidato presidenziale dell'opposizione Enrique Capriles ha detto che la possibilità di un sollevamento militare nel paese è nell'aria. Le forze armate sono lì per proteggere la Costituzione, ha aggiunto Capriles. Dunque dovranno scegliere o sono con la legge o sono con Maduro. E si moltiplicano le reazioni di solidarietà dopo l'attentato al presidente del Parco dei Nebrodi in Sicilia, Giuseppe Antoci. Tra le iniziative sul territorio, una marcia per la legalità. Federico Plotti. Siamo a Sant'Agata Militello, 12.000 abitanti, a metà strada tra Messina e Palermo, ai piedi del Parco dei Nebrodi. Hanno partecipato in tanti questa mattina alla marcia per la legalità, per dire no alla mafia e contro chi ancora oggi appoggia e sostiene chi si arricchisce a discapito della comunità. Sulla mobilitazione io ne sono strafelice, anche se riconosco che c'è una mobilitazione, quella reale, vera, che dura dal 1 gennaio al 31 dicembre, che è quella che normalmente lascia tracce. Su quella di oggi sono felicissimo perché richiama l'attenzione. Naturalmente sarò altrettanto felice se continua domani, dopodomani e la settimana prossima e così via per il seguito del tempo. Un segnale forte che arriva a pochissimi giorni dall'agguato mafioso contro il presidente del Parco dei Nebrodi. Giuseppe Antoci è un sopravvissuto, è scampato per miracolo grazie alla sua scorta, all'auto blindata sulla quale viaggiava e all'intervento casuale di una pattuglia della polizia del commissariato di Sant'Agata Militello che percorreva la stessa strada tra San Fratello e Cesarò. Una combinazione di fattori che gli ha salvato la vita.
A mandare quei sicari in tuta mimetica a sparare colpi di fucile per uccidere è stata la cosiddetta terza mafia di Messina, quella dei Nebrodi, una delle organizzazioni criminali più antiche e pericolose. Volevano fargliela pagare per aver cambiato le regole delle gare per l'affidamento dei terreni e soprattutto dei fondi europei a questi collegati. Si parla di almeno 3 miliardi di euro. So chi mi vuole morto, aveva detto Antoci il giorno dopo il grande spavento, ma quei criminali, se pensano che gli spari possano fermarmi, si sbagliano di grosso. Sono loro che devono avere paura. Sì, ma non è una mobilitazione per Antoci, è una mobilitazione per la Sicilia. Questa è la Sicilia che reagisce, è la Sicilia che guarda i risultati. Questo è il momento nel quale possiamo essere contenti, non perché c'è il sentimento dell'antimafia, la Sicilia l'ha avuto sempre, perché per la prima volta è una delle volte in cui l'antimafia fa i risultati. In questi giorni molti contribuenti stanno ricevendo lettere da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardanti le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. Nel mirino le anomalie riscontrate con l'incrocio delle banche dati. Luigi Ferraiuolo. Gentile contribuente, lei riceve questa lettera perché nell'esaminare i dati in nostro possesso per l'anno 2012 non risulterebbero dichiarati alcuni redditi. Inizia così la lettera che l'Agenzia delle Entrate invierà a 220.000 contribuenti da metà giugno. Si tratta dei controlli sulla dichiarazione IRPEF del 2012, presentata nel 2013. Non è un atto formale di accertamento, ma un invito bonario a verificare il pagamento delle imposte, uno strumento che l'agenzia sta usando sempre più diffusamente per spingere i contribuenti all'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e che già lo scorso anno ha prodotto un gettito aggiuntivo di quasi 300 milioni di euro. Se si riconosce l'errore, sarà possibile correggerlo con il ravvedimento operoso, cioè con una dichiarazione dei redditi integrativa e il pagamento delle tasse dovute. Ci saranno però anche le sanzioni, anche se ridotte. In caso contrario sarà possibile rispondere all'Agenzia delle Entrate via internet. Infatti tutte le informazioni saranno caricate anche nel cassetto fiscale virtuale di ogni contribuente. Vi portiamo a Milano, dove fino a domani si tiene tutta un'altra festa, tradizionale fiera del commercio equo e solidale promossa dai missionari del PIME. In programma anche incontri, eventi e laboratori per i ragazzi. 80 gli stand e 5.000 le scarpe raccolte per i progetti di solidarietà in terra di missione dell'iniziativa Run for Dignity dello stesso PIME. Marco Bergamaschi. Torna tutta un'altra festa, fiera del commercio equo e solidale organizzata dai missionari del PIME. Oltre agli stand del commercio equo, di cooperative sociali, di aziende agricole bio e di monasteri, un programma di concerti, spettacoli ed eventi anche legati al tema delle migrazioni, della missione, del giubileo, della misericordia. Il commercio equo dà anzitutto un messaggio appunto di equità. Produzione e consumo devono in qualche modo andare d'accordo e accontentare tutti. La famiglia umana è un'unica famiglia, quindi si invitano i ragazzi e anche gli adulti a sentirsi parte di quest'unica famiglia umana. Ospite simbolico il Brasile nell'anno delle Olimpiadi, grande evento sportivo che può diventare occasione di solidarietà. L'iniziativa Run for Dignity è una raccolta di scarpe sportive a cui hanno aderito molti campioni e amatori di tante discipline. Verranno inviate in missione se nuove o vendute se in buone condizioni, il tutto per sostenere tre progetti di sviluppo del PIME. Per, diciamo noi, far correre il mondo, concretamente significherà destinarle a tre progetti che abbiamo con i nostri missionari in Brasile, ovviamente, il paese delle Olimpiadi, la Guinea-Bissau in Africa e il Myanmar in Asia, progetti che con i ragazzi promuoveranno i valori dello sport e offriranno anche occasione di crescita e di uscita dall'emarginazione a tanti ragazzi. Di chi si occupa New Humanity in Myanmar? Lavoriamo in diversi settori, lo sviluppo agricolo, il sostegno alla disabilità e anche un sostegno all'educazione. Con il progetto Run for Dignity andremo a sostenere un progetto a favore dei disabili e delle famiglie con disabili nelle aree rurali. Più attenzione ai migranti, agli ammalati, a chi ha perso il lavoro e in generale agli emarginati. Concluso il sinodo diocesano celebrato dalla chiesa di Inola. Abbiamo imparato ad amare di più il messaggio dell'arcivescovo che sollecita laici e religiosi ad aprire di più la pastorale al mondo. Vediamo il servizio di Nicola Ferrante.
Tre anni di preparazione e sette mesi di assemblee per rinnovare lo slancio missionario della Chiesa diocesana. Concluso a Nola il sinodo diocesano avviato nell'ottobre scorso, la festa di fine appuntamento nella Cattedrale dell'Assunta a cui hanno partecipato 600 membri sinodali fra laici, sacerdoti e religiosi. Consegnate al Vescovo le conclusioni dei vari gruppi di lavoro, opportunità non per parlarsi addosso, ma per delineare scelte pastorali rinnovate. Abbiamo imparato ad amare di più, lo slogan scelto e tratto dalle parole di Paolo VI alla fine del Vaticano II, declinato alla luce delle sfide del presente. Abbiamo imparato ad amare di più i dimenticati, i poveri, gli emarginati, gli immigrati e gli scartati, ma anche i lavoratori e i giovani. Abbiamo imparato ad amare di più i bambini e gli anziani, la politica e il territorio. La Chiesa di Nola riparte da questo orizzonte semplice ma impegnativo: amare di più la terra e la storia dove abita l'umanità. In questo sinodo abbiamo voluto intuire, se possibile, realizzare un nuovo modello di vivere l'esperienza cristiana. Abbiamo cercato di ipotizzare un nuovo stile di Chiesa, perché la Chiesa sia interessante oggi, perché vive dentro la comunità, sia interessante anche per quanti ci guardano dal di fuori. Perché ogni uomo di questo territorio si senta amato, accompagnato, si senta non più solo, si senta a casa propria, nella compagnia di tanti amici. Un docufilm per raccontare un episodio tragico e sconosciuto della nostra storia, il più grande massacro di religiosi e fedeli cristiani avvenuto in Africa. Tra il 21 e il 29 maggio del 1937, monaci, preti e pellegrini ortodossi radunati nel monastero di Debre Libanos per la festa dell'Arcangelo Michael e di Sante Clehaimanot vengono trucidati dalle truppe italiane comandate dal generale Maletti dietro un preciso ordine del viceré Rodolfo Graziani. Tra 1800 e 2200 il numero delle vittime. Stasera, a 79 anni esatti dall'inizio di quell'eccidio, TV 2000 in un docufilm dal titolo Debre Libanos racconta quegli avvenimenti attraverso un'accurata ricostruzione storica basata su testimonianze e documenti inediti. Girato tra Addis Abeba e Debre Libanos, il docufilm è firmato da Antonello Carvigiani con la regia e fotografia di Andrea Tramontano e andrà in onda questa sera alle 21 e domani in replica alle 18.30. Non perdetelo. Era l'ultima notizia per questa edizione. Grazie per averci scelto anche oggi. Passate un ottimo fine settimana.